Ciao a tutti. Allora, ieri ci siamo lasciati che abbiamo fatto l'abisso corrotto con il boss. Se non sbaglio, il sanguisuga era. Abbiamo fatto anche il sanguisuga. Quindi abisso corrotto, sanguisuga. Oggi continuiamo insomma l'arcipiedra del capitano e andremo a pulire un'area molto molto. Questa, guarda, soltanto al pensiero che dovrò farla anche in nero puro, dovrò farla, sì, probabilmente in nero puro per i vari trofei, insomma, per il platino. Quindi, siamo nella Valle della Corruzione, Palude del Dolore, arcipelago del Demone Sanguisuga. La Valle della Corruzione conduce a una palude traboccante di impurità, un nido di putridume, creature ributtanti e malattie infettive. Ottimo. Quindi puliremo tutta quest'area, andremo anche a sbloccare lo shortcut, c'è un ponte che va assolutamente sbloccato nel caso uno dovesse poi tornare indietro senza che si rifà tutto il giro con tutti i mob. Poi non abbiamo ancora l'anello fradicio, quindi l'anello fradicio ti dà la possibilità di muoverti in acqua come se stessi sul terreno. Non lo abbiamo. Quindi qui poi c'è un Black Phantom, se non sbaglio, siamo comunque tendenza del mondo bianco puro. E dobbiamo prendere un po' di cose, dobbiamo pulirlo tutto, prendere anche la spada della luna, la famosissima spada della luna, per chi ha giocato ai Souls sa di cosa parlo, e in più fare anche, se ci rimane tempo, il colosso immondo, quindi partiamo. Veleno e pestilenza, se non pestilenza, veleno per ora. Ok, andiamo. Anche essendo in tendenza bianco puro sarà difficile, ma io posso dirvi che l'ho fatto in puro nero, tendenza al mondo, il mondo puro nero, ed è stato un incubo. Veramente un incubo, ma dovrò rifarlo probabilmente per via dei trofei per il platino. Qui c'è davvero del putrido. Quelle sono le fiaccole che ti conducono alla strada, insomma, alla centrale, dove poi entrati laggiù in fondo, l'ultima fiaccola a destra vi porta, vedi, c'è tutto il percorso. Ma noi dobbiamo pulire giù tutto quello che c'è da fare. Questa è una delle zone dove si consumano più consumabili in assoluto. Se ne consumerà di risorse, qui ne consumeremo molte. Ecco, questo è il famoso ponticello di cui parlavo prima. Assolutamente andrà sbloccato, anche perché poi da lì si tornerà indietro per poi andare al boss finale dell'area Astrea. Mission drop. Cominciamo. Un avvelenamento continuo.
l'era della rigenerazione, questi sono tutti anelli, tutte cose, anelli vanno assolutamente presi tutti, io già lo potrei. Compensare un po', ma ok, siamo al gruppetto. Oggi c'è un Black Phantom. Ok, ma tanto vedo che va giù lo stesso, quindi anello avvolgente. Ogni tanto si usa uno di questi, ma tanto ci riavveleneremo tra pochi secondi. Se viene anche l'altro piccolo ci fa un favore, eh? Questi se li state sempre sulla sinistra così è un po' più difficile che vi vendano, anche perché fanno molto male, eh? Molto male. Ecco, quel Black Phantom lo vorrei portare qui, perché con lui, combattere nell'acqua con lui proprio no, eh? Quindi vediamo questo che è rimasto qui giù. Quello che ci offre la casa.
Black Phantom. Sconfiggerò probabilmente con la magia. Sì, sicuro. Qui però c'è qualche altro mostriciattolo. Queste meduse del cazzo. Non posso farmi aggredire da tutti. Bisogna stare molto in campana, perché non sto in mio game semplice. Devo ucciderli prima che arriva il Black Phantom. Facciamo aggirare e poi corriamo. Ok. Perché lui in acqua fa capriole, fa tutto, fa. Facciamo fuori questo è molto pericoloso. Io degli occhi fini, ok, pezzo di pietra sacra. Ora ci prendiamo tutti troppo e facciamo il giro. Poi torneremo al centro. Tanto verremo avvelenati nuovamente, quindi è una zona così. Quante risorse si sprecano in questa zona? Sono proprio incredibili qua. Ok, allora andiamo prima. Aspetta. Prendiamo tutto, puliamo l'area. Qui con l'anello fradicio sarebbe una passeggiata, ma lo dovrò prendere in futuro. In caso dovessi rifare un'altra run per il platino. Anello del gatto, ecco, abbiamo già preso l'anello della rigenerazione e l'anello del gatto. Questi sono tutti importanti per... però io già li ho. Quindi i doppioni li togliamo. Vedi, l'anello del gatto già l'avevo preso nella run precedente. Via deposito,
anche l'anello rigenerante, ecco, della rigenerazione, in via d'apposito. Sì, ma ogni tanto devo... Sono tanti di fiori di loro qua. Quelli sono tutti drop che poi prendiamo dopo. Anzi, ho visto che ci sto. Ma no, li prendo adesso questi. Sono al di fuori delle fiaccole, quindi... Sì, prendo adesso. Erba crescente. Potrei anche lasciarmela. Erba nera, questa è buonissima. Erba nera, poi dobbiamo andare anche laggiù, eh. Falce da guerra. Drop e laggiù. Qui si torna al punto di partenza, ma stavolta andremo nella parte centrale. Abbiamo reso tutto qui, ok. Perfetto. Continua avvelenamento. Loro fanno anche danno. Tolgono anche parecchio. Quante risorse si sprecano in quest'area, guarda, è odioso. Ah.
Ok, abbiamo preso tutto. Questa è stata ripulita, quest'area qui è tutta pulita. Andiamo alla successiva, senza cadere magari. Non si vede niente. Prendiamo anche quell'oggetto, prendiamo tutto. Si cade facile. Scade da ogni parte, ancora ce ne sono altri. Ce n'era anche un altro, mi sembra. Altri due. Li anticipiamo. E quando pensi che siano finiti, no, quest'area, guarda, questa zona è tremenda. Sono cascato, si può risalire, non è un problema, però vedi, è molto semplice cadere, ne approfitto, vado a prendere questo oggetto, poi ce lo dimentichiamo. Erba nera buona, ok, risaliamo da lì, non c'è problema. Ci sono delle zanzarone però, se non sbaglio. Lì c'era qualcosa, ma non era nulla di... comunque sì, volendo si può riprendere poi. Nulla di importante, insomma, fiori di loto tipo. Volendo, visto che facciamo tutto, dai, torniamo un attimo indietro.
anche perché c'è un altro oggetto, quindi che abbiamo dimenticato, prendiamo tutto e basta. E infatti l'anello del ladro, questo era importante, lo ho già, io già l'ho preso, però va preso, vanno tutti presi gli anelli. Qui se non sbaglio non si sale. No, qui non si sale. Quindi dobbiamo proseguire. Ma meno male che sono tornato indietro perché lì quello era importante da prendere, da far vedere. L'anello del ladro. Invece quello, diciamo, indifferente era quel droppo lì, insomma, dove sono caduto. Talmente putrido sto posto, addirittura perduto. C'è un drop, ma la prenderemo dopo. Allora, qui attenzione massima. Due grandi e uno piccolo. Due piccoli. No, uno piccolo, che è quello verde laggiù in fondo, che è putrido, avvelena. Quindi noi ne prenderemo uno alla volta. Dai, ce lo facciamo con la magia questo, dai. Di spada. Però non si muove quello piccolo, perché non viene? Se veloce, se mi attacca in due forse sono morto. Ok, si è spostato bene, bene, bene. Farò prima lui. Vieni, vieni.
se il, ok, il percorso è questo, andiamo da lui. Colpo di spada. Non sono, diciamo così, fortissimi se ci devi combattere, ma se ti prendono forse quasi metà vita mi tolgono. Quindi il New Game Plus intendo. Ok, quindi meglio non rischiare perché il tragitto, come avete visto, è abbastanza noioso. Adesso andiamo a sinistra. Vado a avvelenarci un po'. Laggiù non c'è nulla. Eh sì, ragazzi, stiamo andando a prendere la spada della luna. Si rischia di cadere, eh? Allora, eccolo qua, allora. Queste sono tutte belle lumacone. Mamma mia. Qui lì mi sa che con un roll ci si arriva. Poi ci proviamo, eh. E... guarda quanto tolgono. Ok. Se non sbaglio, è un po' altino in effetti, eh. Farò una corsa perché qua ci ho provato.
faremo una corsa, e questa è quando uno vuole troppo. Diciamo che il grande in quest'area è stata fatta, anche se adesso saranno responati, ma farò la strada centrale, quindi non devo sperlustrare tutta questa zona. A questo punto diciamo che ne approfitto per prendere anche quel drop che era rimasto in sospeso. Il ponte, infatti non vedo l'ora di sbloccarlo. Faremo la strada centrale. Stavo aspettando. Vedi, qui stavo in un punto non buono. Vieni. Sono pericolosi questi. Quindi approfitto per prendere quel drop che è mancato quando sono caduto. E ok, andiamo. Questa è una zonaccia, veramente una zonaccia. Stando attento a non ricadere, eh. Siamo già qui, insomma, dobbiamo solo sconfiggere questi.
pericolosissimo su questi ponticelli. Forse non sono finiti, eh? Infatti. No, altri due. Ok, dovremmo stare tranquilli forse, ma non siamo scuri la spada, va. Vedi, lì c'è quel drop che prima non ho preso. Questo. Una tremendina lì, insomma, comunque anche se l'avessi perso non sarebbe successo niente, però per completezza abbiamo ripulito l'aria, la prendiamo. Andiamo a riprendere prima le anime, prima di fare tutto il discorso avanti. Vedete cosa c'è lì? Ah, le anime dovrebbero stare sopra. Prima, anche se non le ho prese tutte. Qui si rischia di morire con le lumache. Ok, ho capito, va. Vediamoci un attimo. Le risorse, tutte, uno se le mette da parte tutto il gioco, poi le spreca qui, dalle lumache. Un'altra? Sì, c'è, certo che c'è. Finite? Per ora. Allora, la spada della luna. Eccola qui, allora dopo la esaminiamo. Vediamo
mie anime dovrebbero stare in alto, quelle che ho perso prima. Ah, laggiù c'è un drop. Pezzo di pietra drenante. Questa è la storia di prima. Prima uno, poi l'altro. Il piccoletto si sciotta, però non vorrei che mi attaccassi mentre sto attaccando l'altro. Ah, perfetto, ok. Aggro prima lui. Anche perché ho 200 e passa anime da andare a recuperare, quindi dovessi morire le perderei tutte. Io gioco rischioso con 260 anime, vado in giro così. Posto più schifoso del gioco. Chi c'è? Sentito che c'è qualcuno? Andiamo a recuperare le anime, no? Cioè io devo avere quelle anime. Ho bisogno anche perché ho sprecato tantissime risorse qui. Non posso permettermi assolutamente di perderle. Bello che peggio di stare ancora non finita. Queste sono le prime due aree. Ecco le nostre anime.
però l'ha messa laggiù. Dovrò fare una cosa purtroppo. Le ha messe giù. Cioè le ha messe dove io poi non posso risalire, o sì, posso prenderle. Ma lì non si risale. Una pietra laggiù. Devo prenderle per forza. Cioè, mi si è bloccato qui. Meno male che ho le pietre del... A meno che... Aspetta, se io facessi... Ho le pietre del ritorno, sì. Sì, ce ne ho due. Ok. Ma visto che... si è fermato qui... Io faccio così, forse me la cavo, esci dal gioco. Sì, me la sono cavata così, ho sbaggato e l'ho scampata. Allora. Qui ho fatto tutto, ho ripreso le mie anime, meno male, guarda, mamma mia. A rifarlo per un'altra seconda volta, no, anzi una terza. Scendiamo, però probabilmente ho... Non penso siano... respawnati i mostri, no, sennò qui ci sarebbero state queste anime prese così da chi, non si sa. No, no. Non sono respawnati. Ottimo. Qui si cade, eh? Ok. Questa è un'altra bella zonetta, eh? Molto molto bella. Ok, andiamo. Ah, qui c'è il vendor, qui compriamo un po' di risorse che abbiamo sprecato. Attenzione massima qui. Io ti conosco. Vuoi comprare qualcosa? Ti prego, il mio bambino è malato, ha bisogno di te. Questo posto è un ammasso di spazzatura. Tutta la feccia del mondo, viva o morta, finisce qui. Per fortuna ho ancora il mio bambino. Da quando quella demone è arrivata, tutto è andato storto. Questo era un posto migliore prima di lei. Ero la luce degli occhi di tutti gli uomini.
Sei qui per liberarci di lei, vero? Beh, non avere pietà. Per fortuna ho ancora... Un bambino che non ho mai visto. Sei qui per liberarci di lei. Allora, cosa mi dai? Sì, un po' di... Erba calante? Come sto messo? Non vuoi niente? Erba piena. Che i figli dei poveri muoiano pure, vero? Erba calante, erba piena. Erba piena. Ti prego, compra qua. Non posso, non posso, sono troppo pesante, perché? Non vuoi niente? Miserabile spinorcio. Che i figli dei poveri muoiano pure, vero? Eccola, la spada grande della luna. Mi manca fede, 24 a fede per utilizzarla, 100 d'attacco magico, più 78. La leggendaria grande spada che riflette la luce della luna, conosciuta per il suo collegamento con Vito, il cavaliere della luna, è una delle poche rivelazioni di Dio. La lama di cristallo blu è interamente composta di luce, quindi è impossibile bloccarla con uno scudo. Figa. Ma scusa, 24 di fede, io quanto ho? 4 punti, Quasi quasi comincio poi a mettere i punticini su fede. Sì, sì, perché no? Solo 4 punti. Adesso la mandiamo all'inventario, perché tanto non possiamo utilizzarla, però ecco, tanto per... a capire che la bellezza, sì, me la prendo uguale un attimino, è stupenda. È bella, sì. Sì, la userò. È uno spettacolo sta spada. Quanta roba da mandare all'inventario. Ok, allora. Il falcione. Pensano, eh? Ok, è arrivato il terzo calvario della sera, del pomeriggio. Attaccano due e uccidono. Quanti sono?
finiscono più. Sento dappertutto. E mi hanno avvelenato. Non devo dimenticarmi di andare a sbloccare il ponte, eh? Sia sto scudo. Allora. Sono un po' di oggettini da prendere. Sono morto, incredibile. Questa una distrazione è stata questa fatale proprio. Una distrazione fatale. E meno male che sto in tendenza in anima. Ho sottovalutati per un attimo. Andiamo a riprenderci le anime. Dopo ciò che farò, che non ho fatto, ho dimenticato di fare, sarà se la seconda possibilità, che non ho mai sinceramente provato. Non l'ho mai provata. E quando arriverò lì me la casterò la prossima volta. Sì, sì. Senza dubbi. Spezia fresca. Se neanche loro se ne bastano tutte queste. Non so se fare un salto al Nexus. No, adesso vado avanti e basta.
cerco di usare la mancia il meno possibile. Fiori, loto del nobile. E l'ho detto fin dall'inizio che questa era l'area peggiore di tutto il gioco. E l'ho detto tanto per. Immaginate la tendenza nero puro. Se fanno male adesso i mostri, provate a immaginare dopo. Dai, su. Il primo ostacolo è andato, mazza chiodata, già l'ho. Obiettivo riprendere le anime. Assolutamente. 300 anime tipo ci sono lì. Un po' troppe, eh? Per perderle. Allora. Dove sono? Non ci sono? Mica mi fido.
Dite se... Aspetta. Cominciamo che siamo vicini all'obiettivo. Lo ho, perché non sfruttarlo? Fatto apposta proprio per queste zone. Ed è la terza volta che siamo qui, ma io lo sapevo che qui non puoi proprio distrarti neanche un secondo. Ok, vieni, no, no, vieni, vieni. Vieni da questa parte. Ok. Rischio che con un colpo aggro anche l'altro. Allora. Andiamo a riprenderci le anime e concludiamo questo cazzo di quadro. Ma lei non me... Aspetta un attimo. Ti prego, compra qualcosa. Non ha le spezie fresche, sta maledetto. Vabbè. Solo questo. È solo questo, dai. Allora. Troppo pericoloso.
Va pulito tutto qua. Ho rischiato di morire un'altra volta. Rendete conto, sì. Prima mi riprendo le anime, poi ragioniamo un attimo. Stanno dappertutto. Eccole laggiù le mie anime. Allora, con molta calma. Ce li andiamo a riprendere. Dov'è l'altro? Ok, l'obiettivo è stato raggiunto per ora. Devo andare assolutamente a sbloccare il ponte. È proprio vitale quest'area. Muore troppo facile. Ma tutt'altro perché sto a New Game Plus, come lo ripeto ogni tanto. Quando vedete che fanno tutti questi danni è per quello. Ho sbagliato. E quello è il discorso. Quella è la strada, sì, quella è la strada del ponte. Poi dopo prendiamo due certi. Prima dovremmo sbloccare il ponte, lì c'è il boss. Ok, quindi c'è qualche, giusto quello, dai. Sbloccare lo shortcut.
se non sbaglio. Ok, sopra, quindi dobbiamo andare in alto, mi sembra. Qui c'è anche un'altra bella. Sopra, sì, forse qui. Eccola, se non sbaglio, la strada. No, questa è da dove veniamo. Prendiamo l'oggetto. Ah, eccola la stradina, è buio, non si vede nulla. Questa, eccola qua, la strada per andare a sbloccare. E non bisogna morire. Non bisogna morire. Non bisogna cadere. Mi ha avvelenato. A me non lo vedo però per colpirlo. Vabbè, lasciamo stare per ora. Questi poi li faremo. L'ho fatti una volta, non c'è sta una pietra degli occhi effimeri, insomma, non c'è roba importante per il Vladimir. E adesso di importante c'è solo una cosa da fare, sbloccare il ponte. Per fare quest'area un po' più in tranquillità. Sempre raso al muro.
Ecco il ponte, finalmente. Ah, che sollievo immenso. Che sollievo, ok. E adesso che è un po' più vuoto vado a svuotare però gli oggetti che ho lasciato. Tuttavia prima del boss potrei anche... Gli oggetti non erano molto importanti, quelli che ho tralasciato quella zona lì su in alto. Quindi la miglior cosa prima di fare il boss è andare a fare il rifornimento. Andiamo a fare il rifornimento qua. Riparare, insomma, eccetera. Scusate un attimo. Scusate ma il telefono chiama. Allora. Andiamo. Come si dice, il bello della live. Ok, abbiamo sbloccato il ponte, adesso andiamo a fare il colosso immondo. Immondo. Posso forgiarti delle armi? Torna vivo, mi piace fare affari. Posso forgiarti delle armi? Torna vivo. Mi piace fare affari con te. Oh, ero preoccupato. Cosa c'è che mi rende pesante i materiali? Ah, la mazza chiodata. Spada spezzata. Ok. Battete per noi. Per questo posso forgiarti delle armi. Questo oggetto. Torna vivo. Mi piace fare affari con te. Ok.
In più, erba mezza, no, voglio essere sempre. Ho delle cose nuove. Al massimo. Erba mezza, erba galante, erba piena, come siamo messi. Queste sono. Ah, non posso prenderla adesso. Bella roba, eh? Bella roba, sì. Non la troverai da nessun'altra parte. No, non ti ho ucciso apposta. Ok. Siamo pronti per andare al boss. Andiamo dal boss. Stavolta c'è il ponte, però. Ucciso questo, ho la tendenza bianca per qui, cosa che tanto dovrò poi abbassare. Il ponte. Questi, se non sbaglio, si possono colpire anche. Solo una prova. Forse senza neanche il target. Non lo so. Come? Piano piano, se si mette qui di pazienza non deve neanche scendere. Va bene, va bene. Sprechi molte risorse, però. Lo farò, lo farò. Sento qua Giulio. Ecco, vedi. Ci arrivo qua. Vabbè, poi le prove le faccio da solo. Comunque sì, l'ho colpito, quindi sì.
allora. Dobbiamo andare dal boss. Ok, quella è la legge del boss. Poi qui è l'unica riuscita. Può anche venire dopo. La odio quest'area. Ok, colosso immondo. Questo video è andato un po' oltre il solito, perché comunque immaginavo che era, sarebbe stato non facile, non semplice. Allora, il colosso immondo, volendo si può fare anche con una spada. L'importante è distruggergli subito il suo braccio sinistro, perché è il braccio del cast, e poi ci si può girare intorno, insomma. Io poi vedrò quanto danno gli faccio con la spada. Se vedo che va per le lunghe, proverò a shottarlo, insomma. Però è giusto per far vedere qual è il metodo per farlo. Ok, ci siamo, il colosso immondo. Si corre subito e si va a rompergli il braccio subito, questo. Ok, c'è una distruzione. I danni sono buoni comunque. Comunque la tecnica è quella, stargli dietro. Così. Non è ben quello che spuda. Quella è la tecnica, io adesso non voglio perdere troppo tempo. Perché il video è un po' lungo, quindi se no si sarebbe prolungato ancora di più. Diciamo che posso shottare tutti i boss, quelli con cui avete visto che ci combattevo, era anche per un po' far vedere, insomma, come si fa, qual è la tattica, e poi dopo li shotto, perché già li ho fatti. Raccolgo comunque quello che c'è da raccogliere. E qui sotto poi c'è Astrea, che faremo in un secondo momento, perché poi bisogna tornarci, insomma. Vabbè, c'è il metodo, c'è un modo per farlo, per fare Astrea, perché se non viene fatta in un certo modo non si prende il trofeo per il platino. Quindi adesso prendiamo la sua anima demone verosa, e si torna al Nexus. Forma umana, ovviamente mi succederò poi dopo.
Per il momento è tutto, mi spiace che il video è andato un po'. Si è prolungato un pochino troppo, però era necessario. Poi due volte sono caduto sotto i colpi degli infami mob di quell'area, con un po' di brivido anche, visto che avevo perso più di 200 anime, la seconda volta 300, però l'abbiamo recuperate. Quindi per il momento è tutto e ci vediamo al prossimo episodio. Grazie a chi ha seguito, alla prossima ragazzi, ciao.